Società Italiana di Reumatologia si è molto impegnata con l'obiettivo di migliorare l'assistenza ai malati affetti da malattie reumatologiche. Da questo punto di vista ha intrapreso tutta una serie di azioni, interlocuzioni politiche e ha prodotto documenti importanti. Un primo documento importante è quello sulla organizzazione dell'assistenza reumatologica ospedale-territorio, un documento che trasporta diciamo in concreto la vision di Sires su come deve essere fatta questa assistenza. Il documento poi è stato ripreso in varie interlocuzioni che abbiamo fatto, è stato ripreso anche dal DDL 946 a prima firma della senatrice Cantù. Questo DDL si ripropone appunto di migliorare, di organizzare, di potenziare l'assistenza alle malattie reumatologiche. Il DDL finalmente ha intrapreso in questa settimana il percorso parlamentare e quindi diciamo c'è l'auspicio che possa essere poi discusso in tempi rapidi e approdare a essere una legge che finalmente riesca a portare ai malati affetti di malattie reumatologiche un'assistenza veramente migliore e innovativa.